Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Nella migliore delle ipotesi è la visione del mondo, cioè la possibilità dei cittadini, di noi tutti, di essere felici, di realizzare la propria felicità. Sembra una cosa meravigliosa, in realtà la politica è cosa di grande complessità. E ne abbiamo parlato molto anche in questo festival. Oggigiorno appunto abbiamo usato due parole chiave per descriverla, che sono personalizzazione e storytelling. Proprio ieri sera c'è stato un incontro molto interessante su questa cosa. Quindi diciamo che con la televisione, a partire dagli anni Ottanta, il discorso della complessità è stato in qualche modo archiviato. E io ritengo che in questo abbia una forte responsabilità, intanto la classe politica sicuramente, che in tutti questi anni ha sempre voluto descriversi nell'epopea, no, del vincitore, per cui del vincente, quando sappiamo che in politica anche, come dire, il politico, insomma, che potremmo definire più in gamba, va incontro a sconfitte, perché poi non tutto si può realizzare per la cittadinanza. E un'altra responsabilità grossa ce l'ha la classe dei giornalisti, il mondo della comunicazione, che in qualche modo, appunto, riprendendo la parola storytelling, ha reso appunto il racconto politico televisivo, quindi affabulatorio, cercando continuamente appunto anch'esso la retorica dell'eroe, insomma la retorica di colui che riesce a realizzare, insomma, in qualche modo i sogni di noi tutti. E in questo appunto complici i giornalisti, che hanno appunto una enorme responsabilità rispetto a questo, considerato che tutto il discorso politico ormai oggi passa in TV. Ma secondo me grande responsabilità abbiamo anche noi cittadini. E faccio un esempio concreto: appunto si parlava ieri sera di storytelling, si parlava di come appunto ci si appassioni, no, a queste storie. Abbiamo citato appunto l'epopea di Berlusconi o all'estero di Bush. E in questo anche noi come telespettatori, perché consideriamo che il 97% della popolazione italiana si informa attraverso la televisione, si è abituata appunto a non concepire la complessità dei discorsi. Restano fuori dal discorso dello storytelling, se vogliamo, i talk show, che è un genere in cui invece viene tenuto da parte, se vogliamo, il discorso del raccontare storie, ma appunto è lì che viene mostrata la contraddizione, dove però non c'è un servizio secondo me adeguato al cittadino, appunto per quanto riguarda talk show politici e quindi il discorso politico italiano, parlo insomma specificatamente dell'Italia, nel fatto che appunto anche all'interno dei talk show politici noi vediamo la rappresentazione di due fazioni che si scontrano in qualche modo e assistiamo sempre a dei racconti che sono da entrambe le parti verosimili, quindi se c'è un rappresentante di destra e di fronte un rappresentante di sinistra, ovviamente i politici hanno imparato ad usare la televisione, quindi a parlare in televisione, ognuno dei loro discorsi sembrerà plausibile e verosimile. Quindi da questo punto di vista io ritengo che sia il giornalista, come dire, l'ago della bilancia, no? Colui che dovrebbe, diciamo, restituire il dato di realtà. Questo purtroppo succede molto poco, forse i giornalisti televisivi che, diciamo, hanno ancora questo compito del fact checking, che poi mi sorprende che molto spesso vadano a cercarlo dal basso, no? Chiedono su Twitter, insomma, se pensate che questi dati che stiamo riferendo non siano vero, comunicatecelo. E in questo invece appunto c'è una carenza proprio della classe giornalistica, che dovrebbe restituire il dato di realtà, perché è chiaro che poi, come diceva all'inizio, ogni politico ha la sua visione, però poi c'è appunto la complessità rappresentata dalla possibilità di realizzare questo tipo di ideali, che dipende insomma soprattutto da motivi economici, insomma da motivi poi molto concreti, anche burocratici se vogliamo. E anche noi come pubblico ci siamo disabituati ad ascoltare in qualche modo il discorso politico concreto. E poi appunto ci arrabbiamo quando vediamo che le cose nella quotidianità della nostra vita non funzionano sia a livello locale che a livello nazionale, insomma. Dunque, qual è il futuro della politica?
Beh, il futuro della politica è sempre più appunto verso intanto la personalizzazione e il racconto appunto di un così di un'epopea di successo, no? Gli uomini politici oggi si mostrano appunto in situazioni di retoriche vincenti. Abbiamo visto l'esempio concreto di questi giorni, appunto di Renzi, cosa che insomma riguarda soprattutto voi pugliesi da vicino, visto che appunto ha pensato di disertare l'inaugurazione della Fiera del Levante per andare ad assistere al match, insomma, degli Open in America, al match di tennis, insomma. Come dire, si può capire assolutamente l'importanza di questo evento, però chiaramente per la cittadinanza e per il mezzogiorno sarebbe stato forse più importante se lui fosse venuto qui, insomma. Quindi andiamo più verso questa strada, cioè verso l'idea che la politica non abbia limiti in qualche modo. Non viene raccontato appunto ciò che non è fattibile in politica, no? Ciò che è difficile da realizzare. Ogni uomo politico si mostra, come dire, solo come vincitore appunto delle sfide possibili, ecco. E in questo appunto si perde la complessità. Quindi adesso lo scenario sta cambiando, nel senso che insomma sempre più si stanno facendo strada, insomma, i social network, la comunicazione dal basso. Io, come dire, voglio sperare che sia proprio il web a far crescere in noi cittadini una maggior coscienza critica, perché comunque appunto adesso, soprattutto quest'anno, insomma, ci saranno grosse novità, il cambio del sistema televisivo, l'arrivo di Netflix e tante altre cose. In qualche modo i social network ci hanno abituato, diciamo, a diventare un po' tutti opinionisti, no? Cioè, come se fosse caduta la barriera, diciamo, tra l'elite che comunicava e il pubblico, la massa del pubblico che non aveva voce. Quindi io spero, diciamo, che questo allenamento a dire la propria, anche solo sui social network, molto spesso inascoltata, ci abitui le nuove generazioni ad avere una coscienza critica maggiore. Sicuramente dal punto di vista della comunicazione temo che sempre più il discorso della complessità non verrà rappresentato. Quindi insomma, diciamo che forse il futuro è rappresentato da una figura tipo quella di Obama, insomma, no? Come dire, il modello americano è un po' quello che possiamo osservare per capire un po' da che parte sta andando un po' tutto il, come dire, il mondo della comunicazione politica. Quindi sicuramente, ripeto, le parole chiave, le chiave sicuramente saranno ancora storytelling e massima personalizzazione. E in questo, secondo me, a perdere, insomma, saremo noi cittadini, ecco. Grazie e buon appetito!